Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Lebiribo 00, capitolo 54. Spensi la sveglia e andai a preparare la colazione per tutti. Sara e Est dormono ancora. Sono ancora frastornato per quello che è successo recentemente. Voglio scoprire di più sul mio passato, perché se il capo ha raccontato a me la storia, vorrà dire che c'è un nesso che collega la sua storia con quello che sta succedendo a me e alla mia famiglia. Decisi di andare a svegliare le due addormentate, così da poter fare colazione assieme. Andai nella mia camera. C'era un angelo che russava. L'adoro. La svegliai dolcemente, lasciandogli dei bacini su tutto il collo. Teo, mi fai il solletico? Dai, vieni, che andiamo a svegliare Sara. Arrivo. Andammo in camera di Sara e la svegliammo. Andammo tutti e tre in cucina e iniziammo a fare colazione. Piccola, sei pronta per andare a scuola? Sì, papi, non vedo l'ora. Va bene, adesso vai a prepararti, che sennò farei tardi. Va bene. Sorseggiai il mio amato caffè e intanto guardavo Est che cercava di dirmi qualcosa. Est, ci sei? Sì, perché? Devi dirmi qualcosa? Sì. Beh, mi sembra strano che vuoi trovare indizi, tutto qui. Sembra strano pure a me, ma non posso vivere il resto della mia vita con questo grosso problema. Giusto. Papi, andiamo? Certo. Salimmo tutti e tre in macchina e ci avviamo verso l'edificio scolastico. Mi raccomando, fai la brava piccola, eh? A dopo. Va bene, papi, a dopo. Ciao, Est. Ciao, piccola. La vidi entrare dentro l'edificio scolastico e così salimmo nuovamente in macchina e ci avviammo al confine della California. Lì abitavo con i miei genitori. Eccoci, 5 minuti e siamo arrivati. Va bene. Finalmente arrivati. Mette un po' di strizza questa casa, essendo disabitata da molti anni. Misi le chiavi dentro la serratura ed entrammo. Che puzza di muffa. Beh, è ovvio, è una casa abbandonata. È normale che ci sia muffa. Andammo ad ispezionare tutte le stanze munite di torce. Questa è l'ultima porta, Teo. Penso sia la tua cameretta. Già, entriamo. Entrammo in quella camera e in effetti era proprio la mia camera. Peluche sparsi qua e là, letto con le coperte di Batman e Lego qui e là. Est, te cerca da questa parte e io da quella, va bene? Va bene. Iniziai a rovistare fra gli armadi, ma nulla. Guardai nei cesti dei giocattoli, ma nulla. Quando all'improvviso vidi una sottospecie di porta da sotto il letto. Est, vieni qui. Hai trovato qualcosa? Vieni. Venne da me e mi feci dare una mano a spostare il letto. Ed ecco, sì, era una porta a scantinato. Aprimmo quella porta con fatica e ci entrammo dentro. Quello che vidi mi spiazzò. Siringhe da ogni parte, sangue secco da tutte le parti e uno scatolone. Guardai Est incuriosito da quello scatolone, ma allo stesso tempo ne avevo le scatole piene di questi dannati scatoloni. Aprimmo lo scatolone e c'erano un sacco di fotografie. Iniziammo a guardarle e quello che vidi mi spiazzò. C'ero io, mia madre, mio padre e mio fratello. Non ci posso credere. Presi le fotografie e le diedi ad Est. E lei le mise in borsa. C'è dell'altro, Teo. Guardai dentro lo scatolone e vidi un diario. Pareva un diario di segreti. Lo presi e glielo feci mettere in borsa. Uscimmo dalla casa e ci avviammo a prendere Sara a scuola. Teo, mi dispiace. Sto impazzendo, giuro.